di Roberto Del Rosso, gruppo Arbitri Marche Tech, che è già pronta per ripartire. Si ricomincerà il 12 settembre. Organizzazione che praticamente è già pronta da fine luglio. Si stanno contattando le squadre e tre sono già quelle nuove, ma attenzione perché ce ne sono altre sette che potrebbero subentrare. Sì, sembra che abbiamo finito da tantissimo tempo, ma abbiamo finito da poco più di un mese. L'ultima finale c'è stato il 15 luglio. La nostra macchina organizzativa non si è mai fermata, siamo già pronti per ripartire. Come hai detto già tu, abbiamo tre nuove squadre, sette in ballo, di cui una buona parte più propense per il sì. Noi siamo pronti. Si ripartirà con la Coppa, poi campionato, come sempre quest'anno fondamentalmente nessuna novità, nel senso che ormai è tutto talmente rodato che basterà gestire quello che già c'è. Sì, il regolamento non ha avuto novità significative. Partiremo con la Coppa per chi la vuole fare in preparazione per il campionato. Senti, poi nel frattempo gli arbitri che girano per la Regione Marche, molto impegnati con il calcio a 11, segno che anche il gruppo Arbitri Marche è ormai ha una sua importanza. Sì, il gruppo Arbitri Marche, a differenza del campionato Tech, non si è mai fermato perché come sono finiti i campionati, sono iniziati i tornei estivi. Ringraziamo tutte le organizzazioni di Mondappone, Morrovalle, Cingoli, Mandolesi, sicuramente mi dimentico qualcuno. Finiti i tornei abbiamo iniziato con le amichevoli. Ringraziamo anche qui tutte le società che ci hanno dato fiducia: Tolentino, Potenza Pigena, Chiesa Nuova, Trodica, La Fermana. Adesso mercoledì andiamo a Montefano, poi dimmi se mi dimentico qualcosa perché anche qui mi dimenticherò qualcosa, però vabbè. Senti, poi ecco, si ripartirà con i campionati, organizzazione come già detto già bella predisposta, i servizi saranno quelli di sempre, così come i costi, perché noi come abbiamo promesso nel 2017 non toccheremo mai i costi, le nostre non sono solo parole, ma splendide realtà. Sì, a differenza di tutte le altre cose che stanno aumentando, noi i costi no, abbiamo deciso di non toccarli e non li toccheremo per rispetto nei confronti delle squadre e di chi ci dà fiducia. Perché poi era facile, no? Soprattutto quando si è avviati, magari mettere anche una simbolica iscrizione di 100, 200 euro e fare cassa, e invece no, si continua con la filosofia dell'iscrizione gratuita. Sì, noi facciamo questi campionati per passione, per far divertire i ragazzi, quindi sicuramente non lo facciamo per soldi. E allora, grazie a Roberto Del Rosso e ci risentiamo presto per l'inizio dei campionati. Ciao e in bocca al lupo a tutti. Compagnia del presidente dei campionati Tech. Il campionato è finito poco più di un mese fa, ma già siamo pronti a ripartire. Come dico sempre, quest'anno stagione 21-23 senza una fine, un continuum, due stagioni in una, se possiamo dire così. Abbiamo concluso il 15 luglio, il 16 già comunicato numero 1, i primi di agosto, primi invii alle squadre, oggi prime registrazioni di iscrizione, e il 12 settembre si riparte dopo neanche 2 mesi, quindi praticamente due stagioni messe insieme, possiamo dire così. Abbiamo già tre nuove iscritte, altre sette in ballo e la Tech continua a crescere. Sì, poi peraltro le tre iscritte mi fa piacere pensare che siano anche di fuori, perché c'è una squadra di Porto Sant'Elpidio, una di Porto San Giorgio, un'altra è di ritorno di Civitanova, e le altre sette sono sparse tra Fermano e Maceratese. Potrebbe esserci anche il ritorno di Autax Fermo. Quello che mi fa piacere, lo dico senza arroganza ma con dati sulle mani, è che poi fondamentalmente noi non chiamiamo nessuno, ma sono le squadre a chiamarci, quindi probabilmente riusciamo a trasmettere indirettamente quello che facciamo senza dover rompere le scatole alle squadre, perché poi sono loro che ci cercano. Faremo la riunione il 6 settembre con le società per ripartire con la Coppa il 12 e il campionato 26, giusto? Sì, praticamente può sembrare assurdo una riunione il 6 e la Coppa il 12, ma in realtà è perché già dal 16 luglio le squadre hanno in mano tutto, quindi la riunione è per rivederci, per incontrarci, ma fondamentalmente le squadre hanno già in mano modulistica, regolamento, date, sanno tutto quello che devono fare, quindi per questo, diciamo, è molto vicina la data della riunione e quella della ripartenza. Però ecco, la Coppa come sempre serve solo per chi vuole, non è obbligatorio, e poi dal 26 settembre ripartiremo con il campionato vero e proprio, Serie A e Serie B, quest'anno con promozioni e retrocessioni. Poi una domanda che non c'entra con i campionati, ma tua personale:
mentre finivano i campionati sei iscritto al corso per allenatori UEFA C, se non sbaglio. Diventerò collega di Danilo Novelli. Come mai questa esperienza? No, vabbè, è un'esperienza che è nata quasi per caso a novembre con le ragazze nostre, con le ragazzine nostre, e da lì avevo deciso che o l'avrei fatto per bene o per niente, e quindi ho provato ad entrare sul corso, ci sono riuscito, quindi ecco, mi faceva piacere avere una qualifica ufficiale, ma per più per una crescita personale e per poi garantire alle ragazze, insomma, un minimo di conoscenza. Ecco, poi c'è Danilo Novelli che è molto contento di essere mio collega, ha spinto affinché io facessi il corso e quindi l'ho fatto anche per lui. Ok, ringraziamo il presidente dei campionati. Vorrei fare una domanda però, ma il Vade sarà ancora presente con noi? No, come ho ammesso su un'intervista, purtroppo no. Ok, allora lo salutiamo senza dispiacere. Ciao Vade.